Ragazzi, quest'oggi alle ore 16 sarò in live sul canale Twitch del mio team, Outplayed, il canale che vedete qui in video. Il link lo trovate nel commento fissato in alto e in descrizione. Mi raccomando, lasciate il follow numerosi perché dobbiamo essere una marea. Ci vediamo quest'oggi alle ore 16. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono SimoPlay. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory in modalità Dream Team di Football 2024, ma soprattutto per parlare di Football 2025. Infatti, ci sono indiscrezioni per quanto riguarda la data di uscita del nuovo videogame. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like, arriviamo almeno a 100 mi piace di supporto per questo contenuto. Se volete altri video con indiscrezioni e notizie ufficiali sui Football 2025, e inoltre vi ricordo che faccio lezioni private su questo videogame. Se volete contattarmi, trovate tutti i social per farlo in descrizione. Allora ragazzi, qual è la notizia di quest'oggi, l'indiscrezione più che altro? Andiamo prima a leggere all'interno di Twitter, eccola qui, perché è un'indiscrezione del buon Galvanino, presa ovviamente da una notizia che è uscita in game, ovvero possibile data di rilascio del gioco, e dice che potrebbe essere tra il 29 e il 5 settembre. Per quale motivo? Lo andiamo a vedere dall'interno del gioco, ragazzi. Intanto bella la transizione, vi piace, lo so. Perché è uscito questo annuncio, così lo leggiamo anche in italiano. Periodo di disponibilità della Leo Messi Edition, ovvero il pack che si può acquistare nel Play Store con all'interno Messi 104 boostato. E prima la scadenza era fissata al 20 giugno, è stata allungata fino al 29 di agosto, e poi tra l'altro c'è scritto che gli oggetti rimasti nella posta in arrivo saranno riscattabili fino e non oltre il 5 settembre 2024. Quindi si presume da questo che la data di uscita del nuovo gioco sia tra il 29 agosto e il 5 settembre, altrimenti non ci sarebbe motivo di mettere questo tipo di scadenza al pack che ancora si può acquistare. Quindi di sicuro al 99,9% è un giorno compreso tra il 29 agosto e il 5 settembre, come del resto succede tutti gli anni. Riportata questa piccolissima indiscrezione, ma secondo me molto molto importante, andiamo a fare almeno una partita in game. Allora, questo è il nostro risultato attuale. Noi siamo a 1845 punti, lo schema è sempre quello del socio più socio che c'è. Andiamo a giocare una partita e vediamo che succede. Sario trovato, raga, mi vado ovviamente a coprire gli occhi per non farmi condizionare. Allora, noi ci presentiamo e rimaniamo così. Questo è il modulo del nostro avversario. Andiamo in campo e vediamo che succede. Ci siamo ragazzi, siamo in campo. Prima e probabilmente unica a partire dall'episodio, perché sto preparando un sacco di video, raga. Io in settimana dal 2 al 9 giugno non ci sono, sono via. E quindi mi sto preparando tutti i video per quella settimana, per non lasciarvi senza contenuti, pensate un po'. E quindi diciamo devo farne più possibile, li farò da una partita probabilmente. Leo, no, vai, mettila il palo pieno di Neymar, dai ancora. Vai, vola Neymar. No, bravissimo.
I poteri di Gullit. Vamos! Ho avuto la prontezza di premere subito quadrato, raga. Un po' di fortuna anche, è andata piano piano, così. Centrale, però comunque bello da vedere il gesto tecnico. Sarà angolo per il nostro avversario. Via. Arriva Messi sull'out di destra. No. No, e tira, mannaggia la miseria. Sempre il problemino sulla parte finale. Sul tiro. Vai, Dida. Vamos, Neymarino. Vamos, come si inserisce Neymarino con questo modulo. No, erroraccio. Si riesce a rimediare, dai. Una bella dormita da parte di Leo. Dai, dai, primo tempo 2-0, doppietta di un certo Neymarino che con questo nuovo modulo vola. Dai.
Sostituzione per il Milan. Numero 9. Lascia il campo per il numero 99. Occhio. Questo secondo tempo la dobbiamo chiudere, eh? Fallo, fallo. No. Dai che se l'ha allargato. Non la prende, non la prende. Ah! Giallo poi me lo dà, eh. Almeno il giallo me lo dà. Arriverà adesso il giallo? O rimane impunito l'intervento? No, arriva, arriva. No, un po' più veloce, dai Simo. Si gioca attacca blu con sto modulo. Difende molto meglio. Fallo. Niente, non fischia. È un simpaticone l'arbitro, evidentemente. Attenti raga, perché se lo prendiamo potremmo andarcene pure in difficoltà, eh. Quindi cerchiamo di non rischiarla troppo. Magari cerchiamo il 3-0, ma senza esagerare. Che vedi, a calamita verso la mia porta sta andando, a calamita, non la recupero. Di poco se n'era andato Neymar, e quando sguscia sguscia Neymar, eh. Facciamo dei cambietti pure noi, dai. Giocando sempre così il nostro avversario. No, ma è proprio il modulo, è questo modulo che vola, raga, vola, vola letteralmente con questa posizione dei giocatori qua. Sì, con Vieira lì in mezzo, assurdo, assurdo. Vedi la differenza che può fare un modulo rispetto a un altro, raga.
Sto per chi dice che sono tutti uguali, eh. Io da quando ho messo questo sto di nuovo in top 1000. E adesso si fa pure meglio della top 1000, raga, fidatevi. Dai, dai, dai. Vamos. Dai però, dai, su. Dai. Ho visto che sta un po' cambiando, sta modificando qualcosa. Evidentemente poi farà anche dei cambi, ecco, è pronto. Dai, cerchiamo di portarla a casa. Anche sul 2-0, così senza forzare troppo il 3-0, come già detto. Liscio di De Ligt. Ecco, ne siamo usciti però dalla difesa. Ottimamente. Ma poi ho rispolverato sto De Ligt, che secondo me è davvero tanta roba. Vai Sceva, facci sognare. Vai Sceva, vai Sceva, facci sognare. In realtà credevo di aver selezionato Maicon, ecco perché ho fatto la scivolata, invece mi sono sbagliato. Finirà così, con questo rinvio, e finisce così, 3-0. Vediamo quanti punticini ci dà, dai, vediamo un po'. Vediamo, vediamo, vediamo quanti punticini ci dà, sono proprio curioso. Vediamo, 12 punti, arriviamo a 1857. Lui era un, vado a vedere ovviamente anche di che cosa si tratta, un ex divisione 1 top 5000. Gli faccio i complimenti perché era un buon avversario in ogni caso. Beh ragazzi, io direi che per questo episodio può bastare così. Come vi avevo già anticipato prima di iniziare a giocare, questo sarà un episodio secco da una partita sola, perché devo registrare tanti episodi che mi servono per la settimana tra il 2 e il 9 giugno, in cui non sarò a casa, ma comunque non voglio farvi mancare i video tutti i giorni. Fatemi sapere ovviamente nei commenti che ne pensate della partita che avete appena visto e dell'argomento data di uscita eFootball 2025. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e un saluto dal vostro Simoplay. Bella ragaz!